Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nasce a Porto San Giorgio nella provincia di Fermo e si appassiona alla cucina fin da quando era piccola. Dopo gli studi classici, si iscrive nel 1992 all'Università Politecnica delle Marche conseguendo il titolo nel 1996 e poi frequentando e ottenendo la laurea dal 1998 al 2003 in produzione e sanità degli organismi acquatici all'Università degli Studi di Camerino, lavorando nel frattempo come aiuto cuoca. Nel luglio 1995, nel corso degli studi universitari, la famiglia Della Rossi apre un agriturismo nella regione di origine, a cui collabora anche Benedetta. Inizia poi nel gennaio del 2001 a lavorare come imprenditrice agricola autonoma, creando, tra gli altri, prodotti detergenti. Viviamo in un periodo in cui è necessario piangere in diretta, parlare in TV e sui social dei propri drammi personali, sovraccaricare di emotività la cura di una malattia o una terapia intensiva. Viviamo nel periodo in cui se ti muore il cagnolino qualcuno mette il tuo faccione in primo piano e titola «La tragedia in famiglia». Intendiamoci, non che la scomparsa di un animale compagno di vita non sia dolorosa, ma il cavalcare l'onda emotiva di un lutto sta sfuggendo di mano e di misura. Ultima vittima di questa degenerazione è stata una delle food influencer italiane più amate, Benedetta Rossi, di cui è stato scritto «Tragedia improvvisa», si è spenta nel suo letto. Allora lo chiariamo subito. Benedetta Rossi non è morta, e però un grave lutto in famiglia c'è stato. E allora? Ripartiamo dai fatti. Era stata la stessa Benedetta Rossi, star italiana del cibo social, e molto amata per le sue ricette immediate e gustose, a dare notizia della morte di sua nonna Blandina, personaggio fondamentale per la sua vita. Questo è il lutto che l'ha addolorata tanto che la stessa Rossi, sul suo profilo Instagram scriveva: «In questo triste giorno l'unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore. Vorrei scrivere tante cose, ma non riesco». Particolare non da poco, Benedetta Rossi ha dato questa notizia 3 mesi fa. Nel frattempo non è successo niente di drammatico, ma si trovano online notizie in cui si titola in modo ambiguo per tirare click, facendo credere che ad essere scomparsa sia la stessa food influencer.